Abbiamo Alessandro Barbesta, responsabile commerciale di Acer Italia. Barbesta, cos'è l'ecosistema Acer? Beh, una bella domanda complessa. L'ecosistema di Acer è non solo un ecosistema di prodotti. Noi ovviamente produciamo tecnologia e l'obiettivo è quello di portare la tecnologia all'interno degli istituti, ma non lo facciamo da soli, quindi noi industrializziamo i prodotti, cerchiamo di mettere a disposizione il massimo dei prodotti che abbiamo, ma quello che facciamo lo facciamo attraverso i nostri partner di canale, quindi i rivenditori di informatica che oggi fanno da consulenti anche per quello che riguarda la scuola, vanno ad indirizzare quello che è la domanda scolastica, raccontando quali sono le tecnologie giuste per i ragazzi. Abbiamo un ecosistema di partner importante, quindi rivenditori, su tutto il territorio nazionale. Questo per andare a colpire il maggior numero di scuole italiane. Infatti Acer oggi è visto come il primo brand nel mercato scolastico. Ma l'ecosistema è qualcosa di più complesso, perché collaboriamo anche con istituzioni e ovviamente anche con aziende private che ci supportano nella propositività verso le scuole. Abbiamo un'ottima collaborazione con European SchoolNet, abbiamo una collaborazione con l'UNESCO, abbiamo una collaborazione con società come Impara Digitale che ci aiutano a portare il messaggio di tecnologia e di utilizzo della tecnologia per i docenti e per gli studenti. Quindi ecco, abbiamo creato un qualche cosa di molto importante intorno al brand Acer. Un'ulteriore cosa che stiamo facendo, abbiamo la possibilità di colloquiare con i docenti d'Italia e con i docenti di tutta Europa attraverso dei programmi online che permettono di avere uno scambio di informazioni in maniera costante e quindi in qualche modo di collaborare tra di loro per avere delle spinte sulla scuola italiana. Bene, bene. Come si può interpretare in qualche modo la sostenibilità dei prodotti, dei programmi che Acer produce? Allora, per quanto riguarda la sostenibilità, Acer ha un impegno ormai da diversi anni, anche qui su diversi fronti. Non solo produciamo prodotti con plastiche riciclate, perché portare la tecnologia nelle scuole, e comunque non solo nelle scuole, è fondamentale, ma è fondamentale farlo in maniera che sia sostenibile per l'ambiente. Quindi abbiamo tutta la nostra linea di prodotti vero, sia in versione Chromebook che in versione Windows, fatti con almeno il 30% di plastiche riciclate. Questo per noi è un obiettivo molto importante. Un'ulteriore cosa che stiamo facendo, stiamo creando supporti, zaini, piuttosto che tutto ciò che noi chiamiamo gadget, sono tutti prodotti, anche questi ecosostenibili, sempre con le plastiche riciclate. Potete vedere nel nostro stand che abbiamo comunque evidenziato la raccolta di quello che sono le bottigliette di plastica, no? Con cui poi andiamo a realizzare parte dei nostri prodotti. Ecosostenibilità per noi è anche il fatto di poter piantare un albero per ogni scuola che si vuole registrare con noi. Ogni scuola che ha intenzione di prendere contatti con Acer attraverso il nostro portale, Acer destina un albero in una foresta a nome di questa scuola. Ultimo ma non ultimo è il discorso di poter aiutare le scuole nel ritiro della vecchia tecnologia, perché sappiamo che insomma negli istituti c'è tanta tecnologia datata che è lì, che giace magari in qualche sottoscala e la scuola fa fatica a dismetterla. Ecco, noi in maniera consapevole andiamo a dismettere la tecnologia. A recuperare, poi a smaltire. Assolutamente. In modo sano. Un'ultima domanda, ci troviamo in questo momento a Didacta, Fortezza Basso a Firenze, e c'è la scuola presente. Voi come azienda producete dei device specifici per il mondo della scuola, ce li puoi illustrare? Sì. Assolutamente, noi crediamo che nella scuola e così come nel resto dei mercati non tutti i device siano identici, quindi l'obiettivo nostro per quanto riguarda la scuola è proporre agli istituti, quindi sia ai docenti che agli studenti, l'utilizzo della tecnologia con prodotti che siano robusti, resistenti nel tempo, che abbiano delle specifiche tecniche
adatte all'utilizzo quotidiano, probabilmente anche di ragazzi che non sono, che magari fanno anche un po' fatica l'utilizzo del device, quindi magari può cadere, parliamo di ragazzini più piccoli, magari delle elementari, certo, l'utilizzo certo, di un computer. È un utilizzo abbastanza intenso, diciamo così. È un utilizzo abbastanza intenso, ma soprattutto è un utilizzo che può rischiare, ok, può rischiare il prodotto di cadere. Quindi abbiamo la nostra linea di prodotti della serie TravelMate B, B3 in versione 11 pollici e B5 in versione 14 pollici, che sono prodotti estremamente robusti, con plastiche che permettono di attutire i colpi dei device dovessero cadere, e addirittura anche la possibilità di contenere una serie di liquidi e di farli uscire senza andare ad intaccare quelli che sono i circuiti della macchina, preservandone ovviamente la funzionalità. Bene, ringraziamo Alessandro Barbesta, responsabile commerciale di Acer Italia. Grazie a voi.